Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Pirate Warrior 3 e dobbiamo affrontare il quinto episodio del primo capitolo, la leggenda a inizio. Allora, vediamo un po' il livello leggenda che oltre a farci completare il capitolo e a farcelo fare al difficile ci chiede di sconfiggere due personaggi col Kizuna. Ok, sarà fatto. E gli eventi tesoro richiedono di usare Zoro e Ruffy per sconfiggere qualcuno e bloccare l'avanzata di qualcun altro distruggendo i parafulmini. Ok, andiamo. Allora, questo capitolo andrà fatto con Zoro e con Ruffy. Quindi, io di base userò Zoro e quando incontrerò il personaggio da battere con Ruffy, vi farò vedere la scena con Ruffy. Andiamo subitissimo. Capitolo 1, episodio 5, la leggenda ha inizio. Sconfiggendo Arlong e riportandola in libertà a Nami e il villaggio di Coco, i pirati di Cappello di Paglia la aggiungono ufficialmente alla loro ciurma come navigatrice, arrivando ad essere in 5. Avendo sconfitto famosi pirati come Buggy, Creek e Arlong, la fama di Ruffy e la sua ciurma raggiungono il quartier generale della Marina e la loro taglia sale a 30 milioni di berry, la somma più alta in tutto il mare orientale. Contenti di essere diventati ricercati ufficiali, Ruffy e i pirati di Cappello di Paglia si fermano a Rogue Town, la città vicina alla Rotta Maggiore, dove nacque l'ex re dei pirati Gold D. Roger. La ciurma ha intenzione di fare provviste per il lungo viaggio, ma Ruffy si dirige da solo verso la piazza. In quella stessa piazza, il re dei pirati Gold D. Roger ha vissuto i suoi ultimi momenti. E così è questo che il re dei pirati ha visto prima di morire. Ehi tu, scendi subito da lì! Quello è il patibolo speciale sotto l'amministrazione del governo mondiale. Scendi subito! La tua morte sarà uno spettacolo! Chi è? Finalmente ci rivediamo, Cappello di Paglia! Buggy? Vedi di smetterla, hai un bel fegato, come sempre! Adesso inizierà la tua esecuzione pubblica nello stesso posto del re dei pirati. Che onore! Capitano Smoker, ufficiale da Shiji! Capisco, scaramucce tra pirati. Li attacchiamo subito? Non agitarti così, scema! Ma povera. Ho mai fatto scappare un pirata da questa città.私の見込んだ男もここまでか。最後になんか言っとくか。まあいいさ。どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことは。 それだけだな、クソゴム。その死刑、待て。ザンジ、ゾロ。来たな、ゾロ。だが一足遅かったな。とにかく、あの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。 てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。ゾロ、サンジ、スープ、ナミ、終わり。俺、死んだ。笑った。OK。 Cretino! E
vabbè, ragazzi, era Buggy, cioè voglio dire, è un concentrato di sfiga vivente, per forza. Poteva cadere anche un meteorite, che era la stessa cosa. Cioè, veramente. Vabbè, povero Buggitto. Allora, aspettate un attimo, perché mi sono ricordata che non ho esattamente usato noi. Berry, non mi interessa, non ho usato le monete, qualcosa avrò. Non ho niente, perfetto. Ottimo. Epico, ok. Va bene, scherzavo, non ho neanche una moneta da segnare, perfetto. Ok, iniziamo subito a far fuori i capi della marina, che sicuramente sono noiosissimi. Ma hanno uccisi sicuro. Ecco qua. Abbiamo già caricato Rubber. Mamma mia, che velocità. Ok. Allora, intanto inizio a dire che quei punti esclamativi che vedete in giro per la mappa sono i parafulmini, quindi non c'è nulla da studiare per fare questo. Vanno semplicemente distrutti. Ci passeremo per di lì, quindi non andiamo subito. Ci andremo più, scappa via. Ci andremo più avanti. Quando passeremo per di lì, li faremo corpo. Ecco, Tashiji. Ecco arrivare Tashiji, dov'è? È qua a fianco, perfetto. Allora l'aspettiamo qua noi, senza troppi problemi. E ovviamente Tashiji va battuta con Zoro per l'evento tesoro. Eccola qua. Facciamolo attivare l'evento tesoro. Ecco fatto. Roronoa Zoro. Una volta eri un cacciatore di pirati, ora sei tu un pirata? Sta parlando, ma noi non abbiamo nulla, quindi perfetto. Questa spada, una spada così famosa, non merita di essere impugnata da delle mani di un criminale. Me la vuoi rubare? Guarda che non te la darò mai. Io voglio riprendere tutte le spade famose cadute nelle mani dei criminali. Ti confisco la grande spada Wado Ichimonji. Provaci. Provaci, Tash. Non te lo lasceremo fare mai. Allora, intanto ho loccato la persona sbagliata, vero? E Kizuna Rush. Già. Nella leggenda, a livello della leggenda, una delle uccisioni che va fatta col Kizuna Rush è su Tashiji. E quindi subito la faremo. Visto che tanto Tashiji è fatta di ferro, non sente nulla, manco lei. Riusciremo a farla sicuramente. Ecco qua. Vai, Rufino. Picchiala un pochetto, che poi facciamo un bel Kizuna. E la secchiamo tantissimo. Vai. Spero di ucciderla. Sei morta? Yes. Ok. Io ancora non ho ben chiaro quanto toglie il Kizuna in effetti, perciò spesso lo faccio sperando che tolga sufficienza. Però di solito ci prendo, quindi va bene così. Ok, andiamo ad aiutare i nostri compagni a uccidere, ecco, tutta questa gente brutta e cattiva che è arrivata. Ecco fatto. No, no, fermo lì tu. Ok, non roteare nulla. Mentre Nami si mette in posa, perfetto, Nami combatti invece che fare la sfilata pattume. Chi è arrivato qua? Tutti quanti. Ecco fatto, questo attacco è diventato da essere il più inutile del mondo ad essere il più utile del mondo. E con tutta questa gente intorno, questo è utilissimo. Quello è Smoker, però. E questo uomo puzza. Perché questo uomo puzza di fucsia? Perché puzzava di violetto? Perché anche quello puzza? Che cosa succede qua? La gente puzza. E io stavo combattendo contro Smoker. Ah, ok. Ancora non capisci. Grazie ai poteri del fumo, posso trasformare il mio corpo in fumo. Tu non puoi battermi con le tue abilità. La buona sorte per te è finita. Una raffica di vento! Yeah! E Smoker è stato soffiato via brutalmente. Finché siamo in tempo, presto! Correte, ora i cancelli della piazza sono aperti, non perdete tempo! Dopo il fulmine, ora una raffica di vento. È tutta una coincidenza, è come se il cielo volesse farlo sopravvivere. Comunque non importa chi lui sia, non lo lascerò scappare. E la fortuna di Rubber non finisce mai, ok. Allora, questo posto è da conquistare, conquistiamolo, che tanto mentre la gente fugge... Esatto, forza Nami, incitali tutti a fuggire velocemente pure.
Yeah, oh, madò, quanta brutta gente c'era. E ho conquistato tutto, yes. Arrivo ragazzi, aspettatemi, ci sono anch'io. Aspettatemi. Eccomi. Ruffy, aspetta. Sanji, devi scappare, andiamo. Ruffy, ah no, ok, devo solo arrivare qua, perfetto. Gente. Gente. E ecco, la madò, quanta gente ha chiamato. Ecco. Tie. Fatto. Adoro, io adoro il moveset di Zoro. A parte che ha le spade, quindi già solo per quello lo adoro. Ma poi ha degli attacchi che può indirizzare all'ultimo istante, è fighissimo. È uno dei pochi personaggi che si può indirizzare bene all'ultimo istante. Perché in genere quando scegli una direzione, finisci la combo in quella direzione con i personaggi, con tutti i personaggi. Con lui invece riesce a girarti anche di 360, è una cosa utilissima. E poi di là, vedete? È bellissima sta cosa. Se siete circondati è una cosa utilissima. Ok, forza, scappate tutti. Tanto che io meno gente perché mi diverto. Ecco, è arrivato Buggy. Ciao Bughitto, Sauci, rompiamo il... Dov'è? Eccolo là, il parafulmini. Con la balena sopra, bellissimo. Fatto. Ah già, mo c'è Sanji che fa il suo solito. State bene attenti a cosa dirà Sanji, eh? E certo, Sanji. Perché non aiutare i pirati che ci vogliono uccidere? E certo, Sanji. Va bene, certo. Bravo ragazzo, tu sì che sei furbo. È un imbecille, Usopp, cosa pretendi? Andiamolo a fermare subito. Stimbecille. Cioè, praticamente lui si ferma ad aiutare Albida. Eccolo qua che corre lui. Coi cuoricini, con gli occhi a cuore, sicuramente. Non ce lo fanno vedere, ma sicuramente avrà gli occhi a cuore. E questo è l'evento tesoro che si sblocca arrivando qui con Rubber come personaggio principale e sfidando Albida. Allora, ti sono tornate in mente? Non conosco nessuna bella donna come te. Ancora non capisci? Sono Albida. Albida? Ah, quella piratessa che maltrattava Kobe. Dove sarebbe? Sono io, razza di ritardato. Mi sono trasformata mangiando il frutto del diavolo. Sono la più bella di tutti i mari. In questo mondo non c'è uomo che non cadrebbe ai miei piedi. Sì, dillo a Hancock, poi vediamo. E a me piacciono gli uomini forti. Tu sarai mio, Ruffy. Sta zitta, non mi va. Cosa sarebbe quell'atteggiamento nei miei confronti? Se non vuoi essere mio, non ti lascerò vivere. Vieni su con... Non è venuta su, perché lei può. Ecco fatto. Yeah! Mi viene in mente ora che non ho messo l'abilità, porca miseria. Sapevo che mi stavo dimenticando qualcosa, ma ho detto no, Messi, ti stai ricordando tutto. No, mi stavo dimenticando che non ho equipaggiato l'abilità per combattere contro Smoker quando andrà in Roggia. Perché quando andrà in Roggia sarà un problema colpirlo. E c'è l'abilità, dovrei averla già sbloccata per colpire la gente in stato di Roggia. E io non l'ho equipaggiata perché sono furba. Perché sono furba e ho una grande memoria. Perfetto. Brava Messi, così si fa. Aia, e ha fatto bene signora darmi una padellata in testa. Me la meritavo tutta. Grazie mille. Ora gliela tiro io la padellata però. Con gli interessi. Tie. Perfetto. Andiamo, va Sanji, muoviti. Albida non ha bisogno di te, sta benissimo lei. E muori brutalmente. Fatto. Quanta gente. Va bene, io non ho tempo però da stare. Nonostante mi stia divertendo parecchio, non ho tempo da stare qua. Devo andare. Devo fuggire con i miei amigos perché sennò mi piantano qua. Amici, aspettatemi. E devo rompere ancora due parafulmini. Ecco, uno è qua, ho visto un fulmine della morte, tipo. E piove. Fuori non pioveva, siamo entrati in questo territorio e si è messo a piovere tantissimo. Vabbè. Tie!
Guardate che figata, Usopp combina persino gli attacchi in Kizuna, perché se usiamo il quadrato, piazza l'olio, tipo, col quadrato, e poi piazziamo il fuoco, è una cosa fighissima. Pam! È una cosa bellissima. E combina i suoi attacchi persino in Kizuna. E intanto qua un'altra cosa, e andiamo a prendere anche l'ultimo qua sotto. Tanto che aspettiamo che tutti arrivano. Facciamo il giro da di qua e andiamo a prendere anche l'altro parafumi che è qua. Eccolo là. Guardate che bello che è. Intanto magari schiviamo l'attacco e aiutiamo Nami. Tiè, mi hai stufato tantissimo. Ecco fatto. E anche per oggi ragazzi è tutto, io come sempre vi chiedo like e commenti al video, iscrivetevi al canale e alla prossima, un saluto a tutti e buona giornata!